La Silimona, ti dico di sì perché Victoria e Damiano dei Måneskin hanno i sushi strani. Cosa che c'hanno loro la verità? Una settimana a testa. È ovvio che fra Damiano e Victoria c'è qualcosa. No, no! Amore, mi prendi? Damiano e Vittoria c'è del tenero. Però non dico nulla. Basta paparazzi, mi fanno un po' di privacy. Si vogliono molto bene, quello è proprio evidente che hanno un rapporto molto bello fra di loro. Ma non un rapporto di, cioè per forza di zam zam. Un rapporto amorevole e questo è molto bello. No, non è vero, vogliamo essere ripresi nelle Basta, nostre promiscuità. Paparazzi. Eravamo rimasti che Damiano limonava e niente, questa è la giornata con Victoria. Sono troppo sexy. Però Damiano, diciamo che si lascia aperto delle opportunità. Che erano con Virginia, che però Virginia se n'è andata. Ma secondo voi Gabriele limona con la bassista di Måneskin? Non parlo di nuovo, Gabriele, non parlo di nuovo. Gabriele, sposto e tolto, tragito e scemi del loft. No. Questi video esclusivi girati dal sottoscritto sotto mentite spoglie. Come zoom? Sì. Mi hai tolto lo zoom. Di Victoria che lascia in diretta Damiano. No, ho bisogno degli spazi. Non lo so, in questo periodo mi sento molto legata a Gabriele Esposito e diciamo che mi ha colpito qualcosa dentro quel ragazzo, non so bene cosa. E poi successivamente abbiamo il confronto di Damiano a Gabriele che non gliene manda a dire. Damiano, io non mi sento di doverti dire scuse. Sì, ma se mi dici queste cose guardami negli occhi che stai tergiversando con lo sguardo. Ah, stai tergiversando! Nathan, fidanzato da un mese con la sua fidanzatina, in realtà nasconde una cotta per Camilla dei Ross. Vero, Ethan? Se vuole a Camilla! Nella rubrica Limoni e Xfactor iniziamo anche a rovinare delle famiglie. Chiarissimo! Non posso mandare scoppa! Se certo che possono mandarlo! Ma no, una parolaccia! Non la mandate, primo perché... Zeo, poi ci faccio una figura di me.